Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre. Oggi, fratelli e sorelle, stiamo celebrando il terzo giorno in onore della nostra patrona, di Maria Santissima Regina delle Vittorie, e una messa in onore della Madonna che si chiama Maria Vergine Sostegno e Difesa della nostra fede. È una messa bellissima che mostra come e quando la Madonna sia attiva, sollecita ed operosa appunto a sostegno e difesa della fede. Questo in che senso? Primo, la Madonna prega incessantemente perché coloro che hanno perso la fede la ritrovino e chiede a noi di fare altrettanto. Sapete che già nei tempi di Lourdes raccomandava di recitare il rosario per la conversione, si chiamano così, dei peccatori. I peccatori sono quelli che vivono lontano dalla fede e dalla vicinanza con Gesù. Secondo, la Madonna aiuta a custodire la nostra fede, cioè a non farcela perdere, perché la fede è soggetta a degli scossoni, a delle prove, a cose proprie della fede, soprattutto quegli eventi della vita che la mettono un pochino in crisi, che ci portano a dubitare. La Madonna nella sua sollecitudine prega perché la fede non sia perduta da chi ce l'ha. Poi c'è un terzo pericolo: non che la fede sia perduta, ma che la fede si corrompa, cioè si stravolga. Questo oggi è purtroppo un problema grosso, cioè a livello grosso, quindi a livello, come dire, di chiesa, la Madonna prega e interviene, combatte, perché non si insinuino quelli che si chiamano gli errori e le eresie, quindi perché la fede sia preservata pura, perché faccio un esempio, no? E ci credete tutti quanti che esiste per esempio il diavolo, o no? Se qualcuno dice che il diavolo non esiste, corrompe la fede. Ci credete che alla fine della storia c'è la risurrezione dei morti, che non finisce tutto al cimitero? Sì o no? Sì. Chi non ci credesse sarebbe eretico, quindi la fede sarebbe corrotta. Quindi la fede va accolta tutta e bene, e va preservata, perché guardate che oggi si più che si sveglia la mattina, capite? Si sveglia e se si dice questo non è più così, questo qua, quello è là, questo non c'è più, questo è cambiato, questo qua, tranquilli, perché la fede rimane sempre la stessa. Quindi la Madonna è impegnata in questa opera di difesa e qui il demonio fa un sacco di danni introducendo errori ed eresie, non solo a livello globale ma anche a livello personale. Io a Borgo San Michele facevo tante prediche, questo è un problema diffuso, ma oggi come dico pure a voi, così facciamo una replica. Sapete, no? Ci sta la fede fai da te, che gioca un po' sulle parole, no? Fede fai da te sembra un pochino simile, no? Oggi molti fedeli non è che credono alla fede divina e cattolica, ma come dire, si sono costruiti, no? Proprio, cioè, questo mi piace e questo non mi piace. Questo ci credo e questo non sta a farsi uno dei giovani, no? Se tu guardi un giovane, se tu sei la fede, dici sì, la fede ce l'ho, quindi vado alla marcia per la pace, quindi aiuti i poveri, così, poi però devi la chiesa, però devi vivere casto fino al matrimonio, ah no, questo no, se tu non vuoi fare questo sì e questo no, d'accordo? Perché la fede è tutto, i comandamenti sono 10, gli articoli di fede del credo apostolico sono 12, quanti carti spiegati, non è che puoi fare questo sì e questo no, questo è un pericolo e abbiamo bisogno di, perché voi capite, quando si stravolge la nostra fede, capite? Supponiamo adesso, Papa Francesco ha detto pregate la preghiera a San Michele Arcangelo dopo il rosario per il mese di ottobre, continua a dirlo perché è sempre bene ripetere, ma perché si prega la preghiera a San Michele Arcangelo? Se io prego la preghiera a San Michele Arcangelo è perché credo nell'esistenza del demonio e perché credo che il demonio fa danni, cerca di fare danni alla Chiesa, cerca di metterci gli uni contro gli altri, cerca di seminare zizzania e quindi c'è bisogno di qualcuno che lo fermi. Se io al demonio non ci credo, la faccio la preghiera a San Michele? No, capito? Ci fa tutto stupidaggine, non serve fare queste cose, capite che avere una buona fede ha delle conseguenze molto importanti per quanto riguarda la vita, no? Cioè, pensate a una coppia che dice io non ci credo all'indissolubilità del matrimonio, quindi se le cose vanno male prendermi e mi divorzio in buonanotte. Se non ci credo all'indissolubilità del matrimonio non vedo perché dovresti continuare a stare uno a fianco all'altro quando le cose vanno male, no? Stamattina il Papa ha tuonato contro l'aborto, non so se l'avete sentito, ma ha tuonato del brutto, eh?
siccome ogni tanto dicono che è troppo buono, oh, ha detto che chi fa un aborto è come chi assopra un sicario, e che non è ammissibile che risolvere un problema, perché molte volte purtroppo un bambino è un problema, tu lo fai fuori, testuali parole, se ti vedi al telegiornale, capito? Però uno ci deve credere anche a questo qui, che sapete che alcuni laicisti dicono che appena concepito c'è un ammasso di cellule, non c'è una vita umana, ma che ammasso di cellule, tu devi credere che già un concepito, un essere umano, una persona umana innocente che non avrà pensato per nessun motivo. Quindi capite che dalla custodia della vita vengono fuori tante cose. La Madonna, e concludo, nella battaglia di Lepanto non ha solo difeso, come dicevo già nei giorni scorsi, come dire, la nostra tranquillità politica, no? Quindi ci ha lasciato l'indipendenza e non ci ha lasciato soggiogare da un popolo straniero, ma il motivo per cui la Madonna è scesa in campo, la Madonna non fa battaglie politiche, la Madonna fa battaglie di fede, perché se fossero entrati l'impero ottomano in Occidente ci avrebbero imposto il credo musulmano, ci avrebbero costretto, come dire, a rinnegare la fede sotto pena di martirio, e la Madonna questo non lo ha permesso. Anche questa azione che ha fatto e che noi qui ricordiamo in maniera particolare, ma anche il miracolo, avrò modo di dire nei prossimi giorni, il miracolo della famiglia Lanza per tenere gli occhi aperti, sono collegati con la sua funzione di difesa e di custodia della fede, perché la Madonna questo gli importa, perché qualunque altro problema è un problema contingente, ma se io non ho la fede divina e cattolica e non vivo in base a quella, è a reventaglio la salvezza eterna della mia anima, capito? Non i 70, 80, 90 anni di vita che ho qui, ma la vita eterna, capito? E la Madonna, che è una mamma sollecita, è chiaro che questa è la prima cosa a cui fa attenzione. Quindi, quando una persona, per esempio, ha la grazia, il dono di avvicinarsi un po' di più alla Chiesa, di riprendere a frequentare un po' meglio, di più, sia tranquillo che c'è l'intervento della Madonna dietro queste cose. Perché la prima cosa a cui la Madonna fa attenzione è che i suoi figli vivano bene la fede, recuperino la fede, crescano nella fede, custodiscano il dono preziosissimo della fede che abbiamo ricevuto nel battesimo e che dobbiamo appunto custodire e presentare al Signore arricchito di tante buone opere al termine della nostra vita. Ringraziamo per questo la Madonna e la preghiamo di continuare ad operare a favore delle nostre anime, della nostra città e della Chiesa tutta, perché la fede sia sempre custodita e preservata. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.